Buonasera a tutti, Gabriele Cicogni tra Corpo e Mente Reggello, studio Educazione Fisica. Vorrei fare un promemoria per tutti, quelli che mi ascolteranno, su come frenare la decadenza del nostro corpo in questi giorni di coronavirus. Se terremo presente questa sequenza di esercizi che vi proporrò, ci faremo trovare pronti alla stagione estiva nella giusta maniera. Allora, esercizio base di partenza sono i piegamenti sulle gambe. Inspiro e scendo, soffio e salgo. Le gambe e le cosce arrivano a 90 gradi, non scendono mai sotto i 90 gradi. Questo discorso ha il compito di prevenire l'insorgenza di traumi a livello dell'articolazione del ginocchio e di supportare di più la tenacia delle gambe. Inspirando e scendendo, senza arrivare a battuta, tengo sempre sotto stress i muscoli, preservando l'articolazione del ginocchio, che verrebbe altrimenti traumatizzata da un'eccessiva flessione della gamba, della coscia sulla gamba. Questo è l'esercizio base, possono fare tutti. Un esercizio più complesso per attivare i quadricipiti e i muscoli posteriori sono gli affondi. Inspiro anche qui e scendo, soffio e salgo. Inspiro e scendo, soffio e salgo. Almeno 10 azioni per gamba. Gamba sinistra avanti, il piede sinistro più avanti del ginocchio, in maniera che i muscoli ischio-lunari anche possano intervenire la flessione, non solo i quadricipiti. Se tengo il tallone dietro il ginocchio, si stacca il tallone da terra, gli ischio-lunari sono disattivati. Per far lavorare anche gli ischio-lunari, il tallone deve essere più avanti del ginocchio. Questo è il secondo livello di lavoro. Terzo livello, possiamo prendere dei sovraccarichi. Se avete a casa meglio, se no bastano due bottigliette d'acqua da mezzo litro l'uno. Per fare un lavoro in quattro tempi. Uno, due, tre, quattro. Così, oltre a quadricipiti e ischio-lunari, lavoro anche sui bicipiti e le spalle. Bicipiti quando fletto le braccia, spalle quando stendo. Sempre quattro tempi per almeno 10 azioni per gamba. Il tutto per 5 serie. 5 serie sia di piegamenti sulle gambe, 5 serie sia degli affondi semplici, 5 degli affondi completi con i sovraccarichi. Dopo questa attivazione, rispettando i muscoli posturali, quindi andando a terra rispettando la schiena in questa modalità, attivo le braccia, inspiro e scendo, soffio e salgo, inspiro e scendo, soffio e salgo. Alterno questi 10 piegamenti per almeno 5 serie con lo scivolamento. Questo esercizio ha la capacità di ribaltare la gomma. Ordinariamente io lo chiamo anche esercizio antiscrivania. La gravità ci porta in anteposizione alle spalle. Questo esercizio retropone le spalle e appiattisce la scifosi. Questo esercizio si fa per intervallare sia piegamenti semplici sia, per chi ne ha le capacità, i piegamenti complessi. Anche di questo 10, soffio e salgo, soffio e salgo, 10 azioni per almeno 5-6. Dopo aver fatto i piegamenti sulle braccia e aver attivato i muscoli del tronco, si attiva il core, i muscoli dell'addome, in stabilizzazione. Planche, semplici, addome, soffio e salgo, soffio e salgo, soffio e salgo con l'addome. Il bellino deve andare contro gravità, devo risucchiare il bellino verso l'alto, oltre a tenere il culo più alto delle spalle. Tenere il culo qui mi lavora sulla lordosi lombare, fa venire il mal di schiena. Da tenere il culo quassù per almeno 20 soffi, 20 soffi. Questo esercizio lo intervallo con il ginocchio sotto il petto, lo è qua dietro. Questo esercizio scarica il nervo sciatico e mi sblocca l'anca. Scarica il nervo sciatico e mi sblocca l'anca. Almeno 20 respirazioni per lato. 20 respirazioni per l'altro. Dopo questo esercizio vado sul fianco.
sul fianco attivo gli obliqui e i glutei. I glutei li attivo se spingo l'anca avanti e porto la gamba dietro. Se la gamba viene avanti, lavora il quadricipite. Devo portare la gamba dietro e l'anca avanti. Così disinnesto il quadricipite e lavora i glutei. Faccio due rimbalzi in alto. Due rimbalzi in alto. Per 20 volte. Due rimbalzi per 20 volte. Ogni 20 spinte. Per due rimbalzi stiro il quadricipite e allungo la gamba opposta. Resto in postura per almeno 20 respirazioni. Questi due esercizi li alterno per 5 serie. 5 volte spingo per 20 per due rimbalzi, 5 volte stiro per 20 allungando il quadricipite. Più complesso, naturalmente lo faccio anche sul fianco opposto. Fianco opposto, solita sequenza, mi raccomando. 1-2 per 20, 1-2 per 20 e poi stiro. Più complesso, fianco destro, gamba destra avanti, mai gambe sovrapposte, come si vede fare in maniera ovvia. Questo esercizio crea stabilità, così creo stabilità, attivando gli obliqui dell'addome, spingo, spingo. Se sono sul fianco destro, gamba destra avanti, naturalmente se sono sul fianco sinistro, gamba sinistra avanti, fermo lì dove, fianco sinistro, gamba sinistra avanti, ok? Spingo per 20 volte, ogni 20 spinte verso l'alto, da ripetere per 5 serie, allungo come prima, importantissimo esercizio per l'anca, per l'anca. Dopo questi due esercizi a fare il decubito laterale, vado schiena a terra e attivo il trasverso dell'addome. Il trasverso dell'addome è il muscolo fulcro del core. Un trasverso forte protegge la schiena, crea un'impalcatura addominale. Il muscolo della gamba, la gamba toracica si appoggia sugli addominali. Se qui c'è una base solida, io sto dritto alla schiena. Se qui non c'è nulla, io casco avanti. E questa base solida, il cosiddetto core, si attiva principalmente con il trasverso dell'addome, che è il muscolo espiratore più importante. Quindi devo imparare a soffiare e arretrare l'addome. Su questo esercizio si inserisce tutti i muscoli dell'addome. Altra attenzione che va fatta in particolare, quando spingo devo salire verticalmente, mai fare il crunch e incurvare la schiena. Gli addominali sono i muscoli più importanti per tenere la schiena dritta. È assurdo tonificarli incurvando la schiena. Comunque, da questo esercizio qui, primo una gamba per aria e ogni 10 soffi cambio gamba. Ogni 10 soffi cambio gamba. Attenzione a tenere appoggiata la zona lombare al piano d'appoggio, ok? Bisogna preservare. Gli addominali sono i muscoli più importanti per prevenire il mal di schiena, ma sono quelli anche se fatti male lo fanno venire. Quindi attenzione a come si lavora. Terzo esercizio, spingo, spingo in alto, tenendo i gomiti bassi e attivare anche l'inserzione costale dell'addome. Nel dovrebbe essere due inserzioni, una costale e una cubica. In questo caso quella cubica stabilizza i brachi lombari, quella costale è responsabile della trazione verso l'alto del tronco. Allora, ogni 10, senza sovraccaricare troppo, spingo e cambio gamba. Ogni 10 spinte spingo e cambio gamba. Più semplice è attivare il trasverso con la gamba in isometria così. Logicamente va bene anche così, non si può esagerare, però l'inserzione costale lavora in maniera un po' più blanda in questa maniera, ok? Dopo aver fatto gli addominali, sempre allungare il linea psoas, mani dietro la gamba verticale, abbandonata a se stessa la gamba orizzontale, così si allunga lo psoas di destra oltre che all'ischio plurale di sinistra. Mani dietro il ginocchio per allungare la catena posteriore della gamba verticale. Poi cambio, allungo la catena posteriore della gamba verticale e lo psoas controlaterale.
Lo psoas è importantissimo da attivare, perché uno psoas corto provoca antepressione del bacino e quindi facilita l'esogesi del mal di schiena. Per questo discorso qui è importantissimo a fine lezione, gente, io ho fatto un volo d'uccello, se no il video non entra, non c'entra tutte le cose nel video. In questa posizione, sugli esercizi di scaglio finale, scaglio il nervo sciatico della gamba anteriore e lo psoas della gamba posteriore. Sono gli esercizi di chiusura, alternando sia a destra che a sinistra. Facciamo almeno 30 respirazioni, una respirazione per compressione sono 2 secondi, 30 respirazioni quindi sono 1 minuto, ogni 30 respirazioni alterniamo gamba, almeno 2 volte per gamba. Per quelli più avanzati si può fare anche un discorso di rimbalzo, almeno oltre a lavorare con ulteriore intensità sullo psoas controlaterale rispetto alla gamba anteriore, fa un lavoro di stabilizzazione dei muscoli posturali. Qui almeno 15-20 spinte, ok? 15-20 spinte a destra e 15-20 spinte a sinistra. Un'ulteriore chicca, però da fare solo per quelli più avanzati, ma sono in questa posizione, dopo aver scaricato lo sciatico e allungato lo psoas controlaterale, posso allungare anche il quadricipite, restare almeno 30 respirazioni in questa maniera. Dopo 30 respirazioni allungare il dischi crurali della gamba anteriore, 30 respirazioni in questa maniera, poi gli adduttori della gamba anteriore, 30 respirazioni in questa maniera. Naturalmente questa cosa da fare sia a destra che a sinistra. Prima lo psoas, poi il quadricipite, poi gli ischiocrurali, poi gli adduttori. Ogni posizione da tenere almeno 30 respirazioni. Se farete questi esercizi che io ho passato a volo d'uccello, ma che voi andando indietro potete rivedere, troverete il vostro corpo tonico quando l'estate arriverà e questo coronavirus di cazzo se ne andrà via. Ciao a tutti.